Radio Radicale, siamo con la deputata di Liberi Uguali, l'onorevole Rostan, per parlare della situazione del carcere di Poggio Reale. Noi abbiamo visto che la scorsa settimana si è verificata una gravissima rivolta che segue altre situazioni disagevoli negli istituti penitenziari italiani, come è accaduto, credo, nel Molise un paio di settimane fa. Allora, lei se l'aspettava questo tipo di situazione nel carcere di Poggio Reale? So che lei si è occupata spesso di istituti penitenziari. Qual è la sua valutazione e ritiene che la situazione delle carceri stia peggiorando gravemente? Certamente quello che è accaduto la scorsa domenica è un campanello d'allarme particolarmente importante, direi anche particolarmente drammatico, perché il pretesto appunto è stata la febbre, le condizioni di salute di un detenuto, ma in realtà le condizioni di quella struttura ci dicono altro. L'istituto penitenziario di Poggio Reale, che è una struttura che ho avuto modo di visitare personalmente durante la scorsa legislatura, è una struttura vecchia, anche le condizioni igienico-sanitarie spesso lasciano a desiderare, e allora diciamo il problema che si pone qui è diverso, è ben più serio, complicato. Bisogna probabilmente mettere mano e lavorare seriamente su quello che è il principio rieducativo della pena. È vero ed è giusto che bisogna togliere la libertà ad un detenuto nel momento in cui commette un reato, ma è anche vero che non bisogna togliergli la dignità. La dignità però viene tolta nel momento in cui purtroppo vive e sconta la sua pena in condizioni non adeguate. E allora dovrebbe terminare anche probabilmente lo sperpero di soldi pubblici, di fondi pubblici. Quel padiglione ovviamente deve essere ristrutturato, ma io credo che l'intero istituto non sia più adeguato a poter effettivamente svolgere il ruolo che gli compete. Allora, il ministro della Giustizia Bonafede, che parla del suo interesse nei confronti della situazione delle carceri, ha detto che ha provveduto all'assunzione attraverso concorso di nuove guardie penitenziarie, di nuovi agenti guardie penitenziarie. Allora, com'è andata e pensa che questo riuscirà a coprire anche l'uscita di molti agenti dal corpo per i limiti d'età? Questo serve, ma non è sufficiente, perché ripeto, lì ci sono problemi strutturali, problemi che riguardano l'istituto in sé per sé, che non è sufficiente né a contenere quel numero di detenuti, anche se le condizioni di sovraffollamento sono certamente migliorate, né tantomeno a garantire, ripeto, quello che è il rispetto minimo della dignità del detenuto stesso. Ecco perché dico che è un campanello d'allarme, perché quelle condizioni ci preoccupano non soltanto per i detenuti stessi, ma anche per gli agenti che lì ci lavorano. E a tal proposito un ringraziamento io voglio farlo a tutti coloro che domenica, a partire dagli agenti di polizia penitenziaria fino al PM di turno, sono riusciti a contenere probabilmente un evento che poteva sfociare in fatti ben più seri e ben più drammatici. La situazione secondo lei resta grave ancora? Bene, Particolarmente grave, sì. la ringrazio l'onorevole Rostan di Liberi Uguali.